Bella a tutti ragazzi, qui JDaz ed eccoci qui tornati sempre su GTA 5. Oggi stiamo guidando questo aereo, ma non è questo l'importante. Siamo qui per andare a scoprire l'online che dovrebbe funzionare in teoria. Dopo il video di ieri nel quale vi ho mostrato come creare un personaggio, è esploso l'aereo. Michael è morto, però vabbè. Ti stai andando a GTA Online, speriamo che vada tutto bene. Ho visto che gente ci sta giocando, quindi spero che funzioni. Ti stai andando a GTA Online. Speriamo, incrociamo le dita. Dai, tra 3, 2, 1, ora, no. 3, 2, 1, ora, no. 3, 2, 1, ora, vabbè, quando ti vorrei connettere. Ti connetterai. Io spero che ti connetterai, perché veramente è da tanto che ci vorrei giocare a questo online. Che peraltro è uscito, vabbè, è uscito solo ieri. Però comunque, vabbè, l'altro ieri, perché voi il video di ieri, vabbè, giusto. Perché oggi per me è mercoledì, però voi vedete ovviamente questo video giovedì. Quindi, però niente, non, cioè non so se si sta, credo che si stia connettendo, perché ci sta mettendo un bel po'. Di solito quando non mi si connetteva, dopo pochissimo mi diceva che non era disponibile. Tipo mi diceva non è disponibile il server, cose del genere. Però, boh, vediamo come va. Eccoci ragazzi, sta succedendo qualcosa, siamo tornati. Scusatemi il breve taglio, ma ci stava mettendo un po' di tempo. Quindi ho deciso, diciamo, di interrompere momentaneamente la registrazione. Credo che sia andato. Sì. Vediamoci questo filmato. Siamo sopra la scritta di Vinewood, che peraltro ancora non vi ho mostrato. In GTA Online può partecipare ad attività con o contro giocatori di tutto il mondo. Mi piace sta musichetta. Partecipa alle gare con i tuoi amici, con i membri della crew o con altri. Visualizza la tua posizione nella classifica mondiale di gioco sul social club di Rockstar Games. Ma su caso le varie gare che fanno. Questa macchina modificata è troppo bella, veramente va velocissima. Quella là nera, non questa. Questa, che è appena passata. Puoi sfidare altri giocatori nell'attività creata personalmente o scommettere sui personaggi. Ecco, una cosa che mi piace tanto è l'editor delle delle strade, per esempio nelle gare puoi creare. Per costruire la tua collezione di auto. Ah, e puoi creare, diciamo, i percorsi con i vari checkpoint. Veramente una cosa che mi piace tanto. Sfida gli altri giocatori a tennis, golf e molte altre attività. Io vorrei fare tipo parapendio, perché non mi sembra che nella storia ci sia da poterlo fare. Oh. E questo qua sono io. Suo padre è John Marston. Ah, voi. Giocando con i punti di reputazione per tutte le attività. Ho visto che tipo quando arrivi a livello 50 potrai fare le grandi rapine, mentre invece prima aumenterà anche il tuo rango, appunto. Ora vediamo qua. Lamar? Sì. Ah, uno. Premendo la freccetta giù. Dovrebbe. GTA Online dovrebbe. Guarda dietro, hai Fruit 91X, ma cosa del genere. Questa scena dovrebbe essere ambientata 4 mesi prima rispetto a alla storia, se non sbaglio. Bel benvenuto. Benvenuto a Los Santos, tieni la pistola. Chissà se compariranno magari pure anche gli altri. Michael, Trevor e Franklin. Boh. Non vedo dove dobbiamo saltare su quella rampa. Assolutamente, va fatto. Simeon, quello. Quello del cinema, se non sbaglio. Chi è G? Comunque per cosa mi piace?
Ah, qua tipo ci dovrebbero stare in queste strade così. Ci dovrebbero stare i graffiti di Red Dead Redemption. Ci dovrebbe stare un graffito con Red Dead Redemption. Qua vicino non ci dovrebbe stare la casa di Michael, se non sbaglio. Se non sbaglio, cosa molto probabile comunque. Ma tutti sti luoghi mica ci ho mai fatto caso nella città, veramente. Se si mangiasse sarebbe bello, perché veramente una delusione che almeno per me è stata una grande delusione è stata il fatto di non poter mangiare nella storia, cioè una cosa assurda. In San Andreas si mangiava, in GTA 4 si mangiava, nel 5 no. Non capisco. Alcuni dicono anche perché. Scusatemi se mi fermo, ma cerco pure di leggere e faccio leggere pure a voi stando un pochettino in silenzio. Ah, qua. Muoviti. Oh, ok. Los Santos da cart. Oddio, che è sta visuale? Ah, non è vero, è normale. In attesa di altri giocatori. Ah, qua faremo una gara. Mi ricorda Fast and Furious. Appena sbarcato. E mo? E mo? Tanto abbiamo la musichetta a farci compagnia. Oddio. Se si potesse levare però. Vabbè, se si potesse levare l'audio dei giocatori. Delle persone. Veramente, oh. Non so se si sentirà, non so se si sente nella registrazione, non mi è, non è mai successo. Giovedì, mezzanotte 12. Banca, in pratica i soldi della banca e quelli contanti, da quello che ho capito, quelli in banca sono quelli che, cioè non ti possono rubare, o questo che parla. Io non so se voi lo sentite nella registrazione, non lo so. Comunque cercherò di abbassarlo più che posso, però mi dà un fastidio nelle orecchie veramente. Zitto, zitto. Scusa, ah sì, i soldi, cioè quelli della banca sono quelli che tu hai proprio sempre. E per esempio ci compri le armi, non so, le auto, cose così, spendi i soldi della banca. Mentre invece i contanti non so che cosa ti servano, però comunque se muori li perdi. Oppure te li possono anche rubare, da quanto so, ti potrebbero scippare, che ne so, la borsa. Sta mettendo un bel po' per caricare. Non so se terminare qua il video e mostrarvi questa gara in un prossimo. Però se ci riuscissimo oggi vorrei farvelo vedere tutto in un video. Dopotutto, visto che il precedente video, che doveva essere dedicato a GTA Online, è stata solo una presentazione di come si può fare un personaggio. Appunto, vi stavo dicendo, il padre del mio personaggio è John Marston. Voi non avete visto che era John Marston, perché poi il personaggio si è cancellato, quindi l'ho dovuto rifare. Ho scoperto di avere sia la mamma speciale, che avevamo visto, tipo Misty, una cosa del genere, e sia il papà speciale, che ho disponibile, Nico Bellic. John Marston, che è il protagonista di oddio, Red Dead Redemption, veramente gioco epico. Se non ci avete giocato, fatelo, perché veramente ti fa provare grandi emozioni. A me è piaciuto veramente tanto. Devo dire, è stato l'unico capitolo della Rockstar. Comunque, quelli della Rockstar sono comunque molto lunghi. Che ho finito in una settimana. Cioè, veramente una settimana di chiusone. Il pomeriggio è veramente fantastico. E poi ce ne dovrebbe stare pure un altro, che non so, magari era un personaggio di Midnight Club, perché l'ho già visto, però non mi ricordo. Oppure anche di un GTA, però sinceramente il nome non mi ispira, non mi dice niente. Vabbè ragazzi, scusate un attimino il taglio, ma veramente non mi ricordo a che punto stavamo quando ho smesso di parlare dell'orario lassù, tipo mezzanotte e mezza. Ormai è passato un bel po', diciamo 10 minuti, 5 minuti, 10-15 minuti, diciamo. Tra 10 e 15 minuti che sto qua ad aspettare, non carica, quindi magari ve lo mostrerò in un prossimo video. Se ci riesco a farlo funzionare entro oggi, magari domani avrete doppio video. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo visto comunque, come dire, l'intro di questo GTA Online. E
Basta. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. E noi ci vediamo o domani con il video di... Oddio, mi ricordo più Origin, la nuova mappa zombie del DLC Apocalypse di Black Ops 2, oppure sempre oggi con un altro video su GTA 5. Quindi, bella raga!